Signore e signori, Netflix è arrivato in Italia. Parti di Netflix e il mondo cambia. Premetto subito che non sono stato pagato da Netflix per fare questo video, ma ci tengo molto a farvi capire che cos'è Netflix e perché questi sono dei giorni importanti per l'intrattenimento in Italia e per tutto quello che ci piace, cinema, serie TV, eccetera. La cosa più figa è stata quando hanno fatto l'annuncio ufficiale dell'apertura di Netflix, c'era il CEO di Netflix e gli altri due fondatori, ed essere lì davanti è stato veramente un momento emozionante. We hope today will be a sea change in the history of television. Today is the introduction of internet television. Television that knows who you are, that's personalized. Television that works on any device, any screen. And television that you can watch in the middle of the night or in the middle of the afternoon. Assistere a queste parole lì di persona sembrava quasi essere presente in una pagina di un libro di storia. Comunque si parla di storia della televisione, storia dell'intrattenimento, e sicuramente questa è una pietra miliare. Che cos'è Netflix per chi non lo sapesse? È un servizio on demand, streaming, online, quindi via web, per vedere film, serie TV, documentari, intrattenimento. Non live, quindi niente sport, calcio, eccetera, Formula 1, no. Perché Netflix ha cambiato il mondo? Netflix l'ho conosciuto la prima volta, ero in America nel 2009 e dei miei amici a casa avevano Netflix a Los Angeles e si guardavano i film tipo su tutta la parete, avevano il proiettore collegato all'Xbox dove c'era l'app di Netflix e si guardavano film, serie, documentari, quello che cazzo volevano, ci si metteva lì, Netflix e via, HD. 2009, stiamo parlando di 6 anni fa. Ma Netflix in realtà era nato qualche anno prima come servizio di noleggio DVD. Tu avevi un abbonamento, pagavi tipo $12 al mese, potevi vedere quanti film ti pareva. Ti arrivavano a casa via posta, 2 per volta, quando li restituivi ne potevi prendere altri 2. Poi aprirono il servizio online e tutti i film e le cose che non c'erano nel servizio online le potevi ordinare come DVD e ti vedevano recapitate. Piano piano è diventato solo online. Il catalogo che hanno in America è vastissimo e c'è veramente di tutto, e con un abbonamento veramente irrisorio come costo hai a disposizione tutto. In Italia il catalogo che è appena arrivato ora è ancora un pochino limitato, ma sta crescendo e comunque hanno già annunciato che crescerà enormemente nei prossimi mesi. Diciamo che quello ad oggi è il peggiore che ci sarà sempre, perché mano che acquistano licenze aumenterà e quindi il potenziale è finito, ma già adesso c'è una quantità di roba incredibile e tutta roba di grande qualità. La cosa figa è l'approccio che loro hanno. Loro arrivano come un carro armato a smuovere le acque di tutto, per vari motivi. Diciamo che secondo me Netflix è l'antipirateria per eccellenza. Le tariffe sono 3. C'è quella economica che costa $7,99 al mese, che ti permette di vedere i contenuti in SD, quindi non in HD, e di avere un accesso contemporaneo. Poi c'è quella da $9,99 che è HD con 2 accessi, e quella da $11,99 premium che è fino a 4K come qualità dei contenuti, cioè per quelli disponibili ovviamente, e 4 accessi in contemporanea. Ma cosa vuol dire questo? Tu fai l'account, ogni account ha un tot di profili che puoi creare, mi pare 5, e con questi profili tu puoi vedere i film, però in base ai film che vedi il tuo profilo poi viene analizzato e ti vengono suggerite le cose più interessanti per te, cioè secondo dei tuoi gusti. E questi accessi contemporanei sono quante persone contemporaneamente possono vedere dei contenuti con quell'account lì. Quindi 4 in contemporanea vuol dire che si possono vedere 4 cose in contemporanea, non vuol dire 4 profili, vuol dire che 4 contenuti possono essere streamati contemporaneamente da 4 posti diversi, cioè può essere anche in paesi diversi, in posti diversi, con dispositivi diversi, eccetera. Esempio, io sto vedendo un film a casa la sera, poi mi viene sonno, spengo, la mattina dopo dal cellulare in metro me lo continuo a vedere dal punto esatto da dove ero rimasto, mentre a casa la mia ragazza si sta vedendo un'altra cosa e mio fratello si sta vedendo un'altra cosa da casa sua da un'altra parte, capito? E loro non danno alcuna limitazione su chi, dove, come, quando. Tu paghi, hai 4 accessi, vuoi dividerti in 4 persone l'abbonamento da 12 euro e pagare 3 a testa?
al mese, non c'è problema, loro non gliene frega un cazzo, basta che paghi e sono contenti. E questa è una cosa bellissima, a differenza ad esempio di Sky Go, che devi associare dei dispositivi che poi non puoi cambiare, mille rotture di coglioni. Con Netflix è tutto semplice. Io ho fatto l'account in 2 minuti ed ero già pronto a vedere roba. Cioè, 2 minuti, ci metti PayPal se ce l'hai, a posto. Lo puoi interrompere quando ti pare. E quindi, soprattutto il primo mese è gratis, quindi per un mese potete divertirvi quanto vi pare e poi testare anche la rete, perché magari avete dei dubbi che se vivete in un posto dove magari la connessione è meno veloce possa non andare bene. In realtà loro dicono che già con 2 mega di banda puoi vedere in HD tranquillamente. Ovviamente se c'hai la 100 mega di Fastweb via fibra meglio, però potete fare le vostre prove. Quindi benvenuto Netflix e soprattutto sono contento perché questa compagnia avrà un impatto forte su quello che è l'intrattenimento in Italia, la televisione, il mondo del lavoro per noi creativi, eccetera. Quindi diciamo nutro grandi aspettative. Inoltre poi vabbè, essere stato al party di inaugurazione è stato veramente figo, oltre che ho avuto la possibilità di conoscere e di parlare con Stefano Sollima, che è un grande e che secondo me nei prossimi anni dimostrerà di essere uno dei grandi registi del cinema italiano. È anche una persona disponibilissima, amichevole, veramente con i piedi per terra e mi ha fatto un'ottima impressione. Non c'è niente di meglio quando stimi artisticamente una persona di scoprire che è proprio anche una brava persona, una persona che non se la tira, che è disponibile a chiacchierare, a scambiare opinioni, eccetera. Quindi mi ha fatto una grandissima impressione. Poi vabbè, al party c'erano anche star internazionali, delle serie Netflix, insomma, una figata. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è di non poter parlare con Kate Mulgrew, che interpretava il capitano Janeway in Voyager, perché avrei voluto dirle che era lì, però non sono riuscito a parlarci. Avrei voluto dire quanto il personaggio del capitano Janeway mi abbia aperto gli orizzonti sulla percezione di un personaggio femminile in un ruolo di potere che aveva, diciamo, la stessa forza che aveva quell'autorità che di solito è sempre imputata a personaggi maschili, ma che invece in un personaggio femminile era una cosa nuova ed era una cosa figa. Cioè, anche se all'inizio la percezione sembrava strana di vedere un capitano donna in Star Trek, invece poi dopo si dimostrava essere veramente un personaggio bello, figo e di impatto, saggio, insomma, un bel personaggio. Lei era lì perché in Orange is the New Black, serie Netflix originale che ancora devo vedere ma che mi hanno consigliato. Poi c'erano anche Kristen Ritter che interpreta Jessica Jones nella nuova serie Jessica Jones e altri. Quindi date un'occhiata a Netflix, fatemi sapere cosa ne pensate.